Allora, quello che andiamo a sentire è una soluzione di canto armonico dove c'è questo sdoppiamento di frequenza che io ve la consiglio di applicarla, a parte perché aiuta molto a decongestionarsi da tutto quello che ci dà un po', è brutta, una brutta parola, ma ci dà fastidio, quindi bisogna anche prendere un po' di tempo per se stessi. Questa è l'unica cosa che mi ha fatto rimanere un po' dentro di me, quindi ve lo dedico a tutti voi. Questo era così un assaggio, che cos'era questo? Raccontaci cos'era questo. Questo era un fantastico canto vibrofonico, viene appunto da questa storia, no? Che anche il collega di Paolo Toffani, grande Demetro Stratos, che comunque ha fatto tantissimo nella voce italiana, di questo pastore che, non avendo il flauto, richiamava gli animali in questo sistema. Ma questa è una storia, quello che hanno dato gli altri lo usiamo come sistema, come meccanismo per comunicare, e per quello insomma che ho fatto con voi questa sera. Quindi io direi, vi ringrazio moltissimo, e diciamo che sì, sarebbe da ritornare alla Toffani. Bene, grazie. Grazie Paolo. Un applauso a Alan Bedin, che sono convinto sentirete nel futuro, infatti è già ricercato dalla polizia, cioè, e quindi prima o poi lo beccheranno, insomma, cioè, quindi
Adesso io introduco un altro strumento, che però questo non è uno strumento tradizionale, perché non esiste, è l'unico strumento al mondo che esiste, perché è una, cioè il frutto di una mia speculazione mentale, un momento di distrazione dalla realtà. In realtà è uno strumento che io ho concepito da diverso tempo, perché avevo proprio voglia di avere qualcosa che mi soddisfacesse dal punto di vista del suono e della sua estensione sonora e delle caratteristiche sonore. Quindi questa è la tricantavina, uno strumento con tre manici, vedete? Il manico in alto è quello che dà lo giuari, sentite? Poi c'è il manico basso, che invece lo uso per fare degli arpeggiati. E poi c'è il manico centrale con 10 corde che mi dà il suono, proprio questo suono qua. Allora, anche questo è una piccola parte di una suite che è molto lunga, e qui si inizia con una dimensione acustica, semi-acustica, e poi comincerò a entrare con delle dimensioni elettroniche che io sono ancora, se volete, collegato. Mi piace l'idea di collegare le due culture, e quindi la tricanta mi servirà come punto di partenza per poter lavorare su dei suoni elettronici che sono abbastanza affascinanti. Allora, andiamo con la prima parte della Tricantavina Suite. Thank you.
Thank you.
Adesso andiamo in alto. Thank you.
Tricantavina. Grazie. E allora adesso ci fermiamo e andiamo con il Bhajan e il Kirtan.